Via. Ok, ci siamo. Allora, settimana di Ferragosto, tre analisi, tre potenziali segnali passati, o meglio analizzati, due eseguiti e andati a target. Segnali che sto definendo pesanti, interessanti, adesso poi parliamo anche di questo. Allora, in realtà non dovrei aggiungere più nulla, ma lo faccio lo stesso così mi ripeto un attimino. Allora, nel blog trovate un video, rispetto a questo che state magari guardando ed ascoltando, due o tre video prima, no? Insomma, dove c'era il titolo Santo Graal flussi, Santo Graal volumi, Santo Graal tempo. Allora, se noi guardiamo i volumi del giorno prima e li utilizziamo oggi in un dato tempo, quindi mettiamo volumi e tempo che fanno parte del Santo Graal, e in più i flussi sempre nella zona temporale giusta, bene, forse abbiamo un Santo Graal. Ora questo non lo sappiamo perché non è che abbiamo fatto ancora troppe operazioni, però quelle che abbiamo fatto sono andate perfette, ok? E hanno delle caratteristiche interessanti, cioè tipo quella di andarti contro, almeno per adesso, di un movimento decisamente contenuto. Ovviamente, anche perché la volatilità è quella che è, si potrebbe dire. Però direi di andare a vedere e così poi ognuno può decidere. Allora, in poche parole, questa mattina alle ore 8 meno qualcosa, grazie a Marco, che mi scriveva ieri sera, guarda che domani mattina alle ore 8 c'è il PIL tedesco, mi fa, cioè, insomma, c'è il link, facciamo qualcosa, non facciamo, eccetera. Ho detto sì, va bene, allora mi sono alzato, come avete visto, questa mattina prima delle 8 e abbiamo aspettato il PIL. Il PIL questa mattina io non sono andato a vederlo, se mi vuoi confermare, cioè, perché non vorrei dire una cosa per un'altra, però quando è uscito il PIL alle ore 8 era negativo, è stato negativo mi sembra. Poi prendi quando vuoi parola e Sì, me lo negativo, confermi. Fabri. Ma onestamente non mi... Perfetto, grazie. Ma onestamente non mi interessa neanche oltremodo andare a vedere quello che ha fatto, perché troppe volte abbiamo visto insieme, vi ho anche fatto vedere, che indipendentemente dal dato macro, okay, o dalla news, si andava per lo più dalla parte dei volumi e dei flussi monetari. Quindi abbiamo visto questa cosa sui non farm payroll, abbiamo visto questa cosa sulla BCE, abbiamo visto questa cosa sull'ADP, anche su dati minori, anche sul FONC. Anche sul FONC abbiamo tradato long, benché fosse sceso nella mattinata, ma i flussi erano long. Okay? Quindi impariamo a capire che le news e i dati macro sono degli escamotage per mangiare soprattutto gli stop loss, no? Quindi questa mattina probabilmente cosa hanno fatto? Loro i big, okay, sapevano già che volevano salire in qualche maniera, okay? Poi avrebbero trovato strada facendo la scusa giusta, okay? Che può essere una news oppure oggi c'era un dato alle 11 di piccola o media importanza, ma tanto è una scusa. Allora cosa hanno studiato secondo me? A grafico fatto è evidente, è chiaro che nel durante bisogna capirlo, però noi l'abbiamo capito anche nel durante. In poche parole, io ieri in chiusura vi dicevo volumi long, quindi volumi long. Ripeto che nella fascia oraria della mattina, a grandi linee, dalle 8 italiane entro le 11.30-11.45, okay, gli europei non trattano con cura l'euro-dollaro come se fosse l'oro. Okay? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli europei non prendono iniziativa sull'euro-dollaro, secondo me. Almeno io sto notando questo. Poi è un'affermazione forte, ma finché viene confermata dai grafici, allora possiamo dire, probabilmente è così. Allora, cosa fanno gli europei dalle 8 alle 12 circa? Adesso è proprio questa fascia oraria. Seguono i volumi del giorno prima. Ok? Volumi però presi in close. Okay? Perché, ripeto, fino a una certa ora possono essere long piuttosto che short, poi vanno via gli europei 5,5-18 e i volumi possono anche trasformarsi, cambiare di parecchio, insomma, no? E quindi, scusate un secondo, voglio mettere in pausa un attimo oggi, solo un secondo, grazie. Che posso Vai ripartire? pure. Dammi il via. Perfetto, grazie. Allora, quindi gli europei nella fascia oraria 8-12 tendono a seguire i volumi finiti alla sera prima. Ok?
E questa è un'indicazione importante. Nel momento, e quindi ieri, questa mattina vi scrivevo nel sito, vado a rileggerlo, mi sono 6.700, sì, 6.700 volumi in differenziale long per l'euro-dollaro, in appunto long. Allora, oggi del PIL negativo, piuttosto che di altre robe, non ce ne doveva fregare nulla. Dovevamo avere come focus il long. Benissimo. Ora, cerco di prenderlo in accordo anche con i flussi, anche per averne un timing di ingresso, onestamente. Quindi nel momento in cui, in poche parole, questa mattina, qua ci sono i flussi, questo qua è il numero 1, più veloci, e il 2, i più lenti. Nelle giornate dove c'è un differenziale volumetrico da tradare, li vedete tutte e due. Nelle giornate in cui non c'è un differenziale, non vi lascio quello più veloce, perché sennò poi vi fa entrare e uscire e non sapete bene se farle tutte, oppure prendere solo i long o solo gli short, perché... Allora vi lascio quello più lento, e quello più lento mi dà un po' più di tranquillità se lo seguite, ovviamente, anzi onestamente non è che stia sbagliando quasi nulla, perché anche ieri, e poi chiudo velocemente la parentesi, quando ha fatto la sparata vi dicevo qualcosa di strano, perché su questa mega sparata i flussi non sono andati a dare segnale long, anzi stanno viaggiando molto di più in short. Però i volumi stavano crescendo in long, è pazzesca questa cosa. Flussi e volumi sono due entità distinte, per quello che unite vanno a dare info preziose, perché vanno a svelare un attimino il retroscena. È un po' come dire volumi e open interest, ad esempio. Ok, sono due dati da guardare, da incrociare. Quindi nelle giornate dove non c'è la mattina, non vi scrivo che c'è il differenziale, voi vi usate il 48, questo qua. Nelle mattine tipo quella di oggi, quella dell'altro giorno, dove abbiamo preso uno short bello, invece potete usare questo qua, il più veloce, per entrare come timing di ingresso. Essendo il più veloce, quasi sempre rispetto a quello sotto, quasi sempre è lui il numero uno a dare il segnale di ingresso, ma capita a volte che sia invece quello più lento a dare il segnale, perché ad esempio su questa chiusura noi siamo entrati long, io ho passato il segnale, e se guardo sotto i flussi veloci non erano ancora andati a dare il segnale, quindi guardando quello si poteva rimanere flat, ok? E guardando sempre quello si poteva entrare o su questa oppure su quella dopo, o una o l'altra. Però questa mattina su quella là c'era questo istogramma sotto la linea dello zero, sotto la linea verde, quindi è un segnale long, quindi siamo entrati long lì. Okay? Quindi, ripeto, questo segnale sta andando bene, lo facciamo pesante, adesso cerchiamo di dare anche dei numeri a questa pesantezza, domanda che mi è stata posta, ma la risposta, chi mi ha posto la domanda già dovrebbe saperla. Però a parte questo, niente, volumi long in chiusura, flussi long, voilà, siamo entrati long, ok? Quindi questa mattina però poi siamo stati fortunati, perché l'obiettivo sarebbe più o meno mettere uno stop loss di 20 pips, tutto compreso, cioè 20 pips vuol dire tutto compreso, se ad esempio abbiamo 2 pips di spread, 18 di grafico e 2 di spread, ok? Per prenderne 15. Ma questa mattina siamo riusciti a prenderne 25, perché quando eravamo qui io dicevo, ero lì col tino pronto, se lo guardate sul grafico un minuto, è stato facile rimanere dentro fino a 25 pips, perché non ha mai corretto e quindi era facile, a più 25 io ho preso tutto, ok? Ho chiuso tutto perché, ripeto, preferivo prendere tutto, anche perché oggi è giovedì, domani è Ferragosto, eccetera. Qualcuno di voi, come Eugenio, ha splittato e messo a pari e prova a far correre, va benissimo, l'importante è che abbia dato almeno 15 pips. Allora, andiamo a studiare il discorso di questo segnale. Questi sono i segnali che abbiamo già visto da quando, insomma, ho osservato questa interazione tra volume e flussi. Quindi a differenza però dei più 15 mettiamo 25, perché li ha presi ovviamente. Quindi aggiorniamo qui. Qua ho lasciato un 3 di costi dell'operazione. E la cosa interessante è il flottante negativo prima di chiudere l'operazione, perché qua noi, quando siamo entrati qui in chiusura, io dico di grafico, ci è andato contro di circa 10,2 pips. Quindi io qua scrivo meno 10,2,
poi è chiaro che si vanno a sommare i tre di commissioni, eccetera. Allora, guardate, la cosa che continua a rimanere interessante è che intanto, vabbè, qua ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 operazioni consecutive in gain, e questo non è poca roba. Ma sul pulito, diciamo così, mettendone 3 qua, fa 166, e di flottante negativo siamo alla metà. Quindi è un pattern che finora, anche in flottante, solo in flottante, ok, rischia 1 per farci prendere 2. E credetemi, è tanta roba, perché se io ho un trading system che ad esempio mi fa anche guadagnare a giochi fatti, prendendo i gain e i loss, guadagno 3 e quando ho perso, perso 1, per dire. Però magari per guadagnare 3, ok, perché magari ha uno stop loss a tempo, ad esempio, per questo che può perdere 1, perché lo stop loss non è di prezzo ma è di tempo, magari per guadagnare 3 però sono passato anche da un meno 6, per dire, ok? E quindi questo cosa fa sì che sia comunque un buon segnale, ma che non si possa spingere come su questo, per quello che ho detto, queste qua io le sto spingendo, ok? E questo è quanto. È chiaro che al solito impattino molto, qui se avete un pip di spread e riuscite a prenderlo veloce in close, sono già quasi 200 pips su 13 segnali, e su 192 guadagnati ne perde 56, quindi in realtà quasi 4 volte di meno, è veramente importante. Quindi da qui, piccola parentesi, guardate quanto vada ad incidere la scelta ottimale del broker, perché se io seguo questi 13 segnali con un pip di spread e riesco a entrare in close e riesco a uscire a più 15, oggi a più 25, fa questo. Se ne ho 3, cambio totalmente il rapporto, è solo più di 1 a 2, di là è 1 a 4, quindi interessante questo. Io lo lascio sui 3. Allora, detto questo, cosa vuol dire entrare pesante? Allora, io intanto, vabbè, questo l'ho scritto nell'ebook, a chi ho insomma dedicato delle ore per seguire e spiegare i miei pattern, eccetera eccetera, e l'ho detto mille volte anche nel blog, in generale un po' dappertutto. Quindi diciamo che secondo me usare la leva è intelligente, si deve usare la leva, ok? Però c'è un limite oltre il quale, se superiamo quel limite, arrivano molti meno benefici, aumenta in maniera esponenziale il rischio. Ci sono dei calcoli per arrivare a questo numero. Il calcolo porta a dirmi che leva 12 sia un po' lo spartiacque, no? Poi dipende anche se stiamo tradando per Goldman Sachs, non traderemo mai a leva 12, voglio dire, no? Non ce ne sarebbe bisogno. Se stiamo facendo esperienza nel Forex e il capitale che ci serve per fare esperienza possiamo anche, vabbè, non buttarlo proprio via, però anche rischiarlo tutto e vogliamo provare a incrementare un po' magari su questi segnali, allora vabbè, possiamo anche arrivare a leva 20, ok? Quindi, come diceva Fabio, la pesantezza è soggettiva, però diciamo che su conti medi, account medi, media esperienza, buon senso e tutto, ecco, 12 non la supererei, ok? Leva 12 non la supererei. E leva 12 però è quando io dico entro pesante, perché allora il discorso è questo. Fino a certi conti, perché poi bisogna anche riportarci nella realtà, no? Che quando tu vai al mercato, voglio dire, una mela o un chilo di mele, no? Per dire, scusate un attimo, oggi non riesco più a dire. Cosa vuole mia madre? Un attimino solo. Ok, rieccoci. Quindi, vabbè, il discorso qual è? È che quando il PIP comincia a diventare pesante, ricordiamoci che appunto, no, gli oggetti, le cose, il cibo, quello che volete, nella realtà ha un certo prezzo, quindi non esagerate, il discorso che volevo passarvi è quello. Quindi, su certi conti, se tradate a leva 5 e non di più, non ne vedo il problema, ok? Dipende anche dai vostri obiettivi, ovviamente. È personale, giustamente, no? Però
se io voglio su qualsiasi conto, no, anche su un conto da 1 milione di euro, entrare pesante, entro al massimo leva 12. Questo è quello che, ecco, magari mi veniva chiesto, ok? Quindi su un qualsiasi conto, se tu vuoi entrare al massimo, ed è parecchio anche alto il conto, entra al massimo leva 12, dopo la matematica ti dà un po' conto, ok? Se però il conto è alto e tu dici io leva 2, mi trovo benissimo, il singolo PIPS mi permette di comprare tante robe, va bene, entra a leva 2, ok? Quindi da leva 1 a leva 12, 12 è il massimo della pesantezza. Boh. Quindi dovrebbe aver risposto. Basta, io direi che ho detto tutto, quindi il segnale è andato bene, ho segnato più 25. Vi auguro, visto che il video, adesso poi nella 3D Room proseguiamo un attimino perché c'è da vedere un'altra roba. Tra l'altro, tanto per concludere, ci sono di nuovo, ripeto, devo cercare di mettere tutto insieme perché volumi e flussi sono messi insieme e questo è già una bomba. In più vorrei mettere insieme il currency screen, e ne parliamo adesso appena terminiamo la registrazione di questo video con Fabio, anche perché, guardate un attimino, io ho detto l'altro giorno che l'euro dollaro anticipa, guardate qui, l'euro dollaro ha tagliato al rialzo, poca roba, però è una, sicuramente un'avvisaglia, perché qua gli euri non erano andati in chiusura sopra la linea tratteggiata, che è l'equivalente di questa linea color acqua, ok? E quindi, niente, qua c'era stato un ulteriore avviso che si poteva andare long. Ok, quindi, long da volumi, long da flussi e long da questa roba qui. Ok? C'è questa freccia che è molto interessante, questa qua non guardatela perché va a fare delle triangolazioni veloci, siamo su un 5 minuti, qui è un po' più, è una cosa un po' diversa. E in più anche fra era long da baricentro. Quindi in poche parole avevamo veramente, esatto, adesso ne parliamo, il long insomma era da provare, ok? E quindi per adesso, ecco, una cosa importante che volevo ancora dirvi è questo, che qui per adesso la massima operazione avversa era stata 8,8 pips, adesso è arrivata a 10,2 pips, ok? Quindi nel momento in cui noi andiamo a mettere uno stop loss 20 totale, ok, con lo spread, siamo ampiamente sicuri che se verremo presi, ok, è giusto che si venga presi, va bene? Perché questo è importante, perché se è un segnale che vogliamo sfruttare in maniera anche pesante, e questo ci sta assolutamente, però non possiamo permetterci in leva pesante di dire ah, sono meno 18 ma lo abbasso a meno 25. Poi arrivi a meno 23, lo abbasso a meno 30. Questo lo possiamo fare se siamo a leva 1, leva 2. Ok, possiamo coprirci long, short, fare un po' di tutto quelle leve lì. A leva 12, stop loss secco. In macchina a 20. E addirittura anche profit secco a più 15. Poi, soprattutto se vi staccate la PC. Se poi siete lì e seguite, vabbè, ve l'ho seguita in temporale oggi, abbiamo visto sul grafico un minuto, si poteva stare tranquilli dentro. Quindi stop loss per adesso, ragazzi, a meno 20... tutto compreso, va bene, ok? È già il doppio del massimo flottante negativo, quindi va benissimo, ok? Ok, dal punto di vista di questa operazione, basta così, ce ne sono state, questa settimana ci sono stati 3 episodi di volumi, 2 long e 1 short, il long, che era forse il lunedì, non è entrato perché non c'era la coerenza dei flussi, l'altro giorno, l'altra operazione registrata, coerenza, volumi e flussi, siamo entrati short e abbiamo preso, oggi coerenza, volumi long e flussi long, entrati long e abbiamo preso, ok? Quindi grazie e colgo l'occasione per augurarvi, ovviamente a chi è nel blog, un buon Ferragosto, da lunedì, perché a piacere siamo di nuovo qui, ok? Quindi da lunedì siamo di nuovo qui, certo ci siamo, durante la giornata si possono seguire anche i segnali di Eugenio e di Francesco, adesso Davide è in vacanza e se mi ascolti buona vacanza, quando ritornerà, quindi ci sono anche altre persone che passano altri segnali, però ecco, sono segnali che farei più leggeri. Quando invece ci sono anche i volumi, si può andare a tradare in maniera più efficace. Tra l'altro questa mattina avevo segnalato volumi short su altri due strumenti che mi sembra abbiano anche dato l'inefficienza. Okay? A parte dollaro yen, gli strumenti che hanno un qualcosa, dicevo questa mattina, di europeo,
quindi ad esempio GBP USD, no? Oppure euro dollaro, oppure GBP yen, hanno qualcosa di europeo, hanno quell'inefficienza temporale. Nel momento in cui invece parliamo di dollaro yen, ecco che dollaro yen ieri aveva l'inefficienza, aveva i volumi short, infatti sulla sparata era corretto vendere, poi se l'è rimangiata tutta. Però su dollaro yen prestate attenzione che gli orari potrebbero essere un po' più allargati, un po' più ampliati, quindi non è detto che sia dalle 8 a mezzogiorno, ma potrebbe essere per tutto il giorno. Poi ne farò uno studio più approfondito. Quindi ho detto tutto, così si per poi. In questo video registro ancora anche questa cosa qui, ne parleremo oggi. Questa roba qui, adesso qua c'è un po' di studio, no? Allora questo qua sotto è quello che stiamo usando già. Questo è un William Percent, questo è sempre il Fabry SV5, rivisitato un attimino, no? Allora, come fa a dare questo segnale short, questo long, questo short, questo long, questo short, questo long? Ovviamente, aspettando la close, si potrebbe, non va usato come, cioè tipo, vado short qui e mi stoppo, mi giro là. Non va usato così, va usato come indicatore di tendenza dell'euro-dollaro, ok? E quindi in tendenza di euro-dollaro potrò poi sfruttare per entrare altri indicatori per averne un timing migliore. Se noi vediamo oggi, ecco, oggi noi avevamo in chiusura, adesso la chiusura sarà più o meno qui, non lo so. Allora, noi in chiusura avevamo praticamente volumi long, poi da qui c'era un segnale long e nel momento in cui sono arrivati anche i flussi qui long, erano già arrivati anche qui, però era un attimino troppo presto. Ma anche qui, io non so se ci avete pensato o meno, però strana sta roba, no? Perché alle ore questo qua è 2 ore indietro, alle ore 7.15 italiane, fanno quella sparatina, no? Poi crollano e poi vanno su. Quindi qua mi ha fatto un po' di strano. Io ci avevo pensato un attimino. Vuoi vedere che hanno già fatto qualcosa lì, poi sono andati giù per prendere gli stop loss e far saltare un po' di long che erano in essere per poi andare su, perché sapevano. Può essere, non lo sappiamo. Però ecco, oggi in chiusura, volumi long, questo qua long da ieri, e flussi long alle ore 8. Cioè, da qui non prenderci, ragazzi, 10-15 pips la vedo dura, veramente dura, e quindi insomma vale la pena provarmi. Questo indicatore qui praticamente, siccome questo indicatore qui si muove da 0 a 100, poi adesso andrebbe poi anche studiato in maniera più approfondita su time frame più veloci, cose del genere, si muove da 0 a 100, io semplicemente ho detto, nel momento in cui da questo minimo salga di 50 punti, cioè della metà, c'è un segnale long. Poi dov'è che arriva il segnale short? Quando dall'ultimo massimo, in base all'ultimo segnale, quindi l'ultimo segnale è un long da qui, se da qui scendo di 50 mi giro short, poi vado avanti, rimane sempre quello massimo, se da qui mi va giù di 50, cosa che è avvenuta qui, qui vado short. O meglio, da lì ragiono short, poi è chiaro che da lì short, flussi short, eccetera eccetera, posso shortare. Voglio provare ad ottimizzarne l'ingresso per non entrare a breakout, che in questi mercati di oggi entrare a breakout non è sempre la cosa migliore perché c'è poca volatilità. Benissimo, vendo qui e vendo qui. Come del resto compravo qui su un semplice William Percent. Compro qui e compro qui. Compro anche qui il target e il raggiungimento della zona opposta. Ora sto così semplificando e andando veloce. Ok? Bene, e quindi anche per oggi, per dire, potevo da una certa ora da qui comprare, insomma. Questo segnale era proprio sul PIL tedesco. Avevamo long da qui, volumi long, flussettino long lì, se la vogliamo dire così, e da qui potevo provarci, insomma. Magari un po' più leggero questo. È chiaro che nel momento in cui ci saranno poi ogni tanto anche, ragazzi, perché noi seguendo i grandi sbagliamo di meno di sicuro, perché loro sbagliano poco, però noi cracchiamo il loro comportamento, quindi magari loro non è che sono entrati short qui perché da questo massimo fino a qui perdeva l'indicatore 50, ok? In realtà i flussi tra l'altro sono entrati short qui, tra l'altro, no? Però ecco, dov'è il punto in cui flussi già short da qui, e questo modo di guardare sempre i flussi andava short in questa chiusura,
Quindi da lì si poteva prendersi questo piccolo pezzettino short. Ecco, secondo me è molto probabile. Poi è chiaro che qui sarà uscita una news o non lo so, e se tu fai, tieni duro fino a che non diventi verde, ti vai a stopparare là e perdi molto di più. Ovvio questo. Oppure potevi entrare short qui, mezzona, e mettevi lo stop lì e ti prendeva. Va bene, cioè questo fa parte del gioco, no? Andiamo avanti in questo lavoro per cercare di craccarne sempre di più il comportamento. Detto questo, direi che oggi questa volta veramente interrompi pure la registrazione.